Radio Radicale, siamo con Pino Pisicchio per commentare il voto delle elezioni regionali in Molise. Allora, in passato, quando ci sono state le consultazioni alle elezioni regionali nel Molise, io ricordo sempre risultati sul filo del 50%, nel senso che c'era un buon equilibrio tra il centrodestra e il centrosinistra. Ricordo che una consultazione dove per alcuni giorni non si sapeva chi aveva vinto effettivamente. E stavolta ha vinto il candidato del centrodestra, che è espressione di Forza Italia, Roberti, che ha sconfitto il sindaco di Campobasso, Gravina, del Movimento 5 Stelle. Allora, è andata male per il campo largo, un po' perché il Movimento 5 Stelle ci ha messo la faccia, però il Movimento 5 Stelle è proprio crollato. Beh, il Movimento 5 Stelle ha mantenuto una certa coerenza con le sue performance nelle vicende amministrative, in modo particolare regionali. È un soggetto politico, tra virgolette, che non riesce a coagulare consenso fuori dalle dimensioni di impatto politico nazionale. E tutte le performance che abbiamo visto negli ultimi anni hanno raccontato queste cose. Magari avrebbe fatto bene il PD a rifletterci un attimo quando ha dovuto fare le sue scelte in Molise. Per il resto io registro come sempre una tendenza ad una grandissima enfatizzazione di tutti i risultati elettorali parziali che vengono realizzati nel nostro paese, quasi che fossero una sorta di precognizione di ciò che sarà il prossimo turno generale, che è quello delle europee, ma per verificare, per sondare lo stato di salute delle forze politiche sul piano politico nazionale. In realtà io inviterei sempre e comunque ad una certa prudenza. Che cosa ci dice questo voto del Molise? Punto primo, ci dice che la fuga dalle urne è ancora fortissima. Qui abbiamo raggiunto un livello che ci racconta anche di una soglia psicologica infranta, quella del 50%, siamo sotto il 50%. Quindi la rappresentanza è una rappresentanza di una, tra virgolette, minoranza del corpo elettorale molisano. E per una regione piccola, per una regione che non ha i milioni di abitanti, ma che ha un numero ristretto di iscritti alle liste elettorali, questo la dice lunga, questo racconta una disaffezione al voto molto, molto forte, molto, molto netta. E questo è il primo punto. Secondo punto, la tendenza è quella di un mantenimento come dire, dei risultati da parte della destra, del centrodestra. Diciamo che la luna di miele del governo non si è ancora, con il corpo elettorale, non si è ancora spenta, non è finita, ma anche perché nessuna altra forza di opposizione riesce a interrompere questo momento lungo della Meloni con il suo corpo elettorale, con la destra. Di conseguenza, il punto 3 è la mancanza di un orizzonte, di una visione politicamente plausibile del centro-sinistra. Di fatto il centro-sinistra ha perso il centro, non ci sta più, è rimasta la sinistra. E la sinistra da sola in Italia non ha vinto mai. Storicamente la sinistra non ha vinto mai, dai tempi della Costituente, dalla prima legislatura, il blocco garibaldino, tra virgolette, comunista socialista, fino anche ai tempi di Prodi, dei momenti nei I quali progressisti di Occhetto nel 94.
ancora di più nel 94. Noi l'anno 21 celebreremo il trentennale dall'entrata in vigore di questa gioia per tutti gli italiani del sistema elettorale maggioritario, che ha celebrato all'epoca la vittoria di Berlusconi, nonostante la macchina di guerra allestita da Occhetto non fosse vista male anche dal capitale italiano, dal capitalismo italiano, che si muoveva, come dire, in soccorso di coloro i quali venivano individuati come i probabili vincitori. Invece vinse Berlusconi, come ricorderemo. Quindi la costruzione di un'alternativa al centrodestra oggi non c'è, punto. Perché manca il centro su cui andare a realizzare il punto d'equilibrio necessario per l'alternativa, per governare in modo. E credo che questo racconti proprio tutto, certo. tutto. Senta, lei quando ha visto quella foto con Elly Schlein, fra Togliani, che tra l'altro andando in Molise gli si è bruciata anche la macchina, Conte e non mi ricordo chi altro, che insomma si sono visti lì in Molise intorno al tavolo di un bar, che cosa ha pensato? Allora, sarebbe stato meglio vederli in un comizio in mezzo alla folla, oppure è stato anche positivo vederli prendere un caffè insieme? Ma chi era? Mi è venuta in mente una canzone di Gino Paoli, credo che fosse. Quattro amici al bar. Ed è l'ultima cosa di sinistra che mi viene in mente, perché Gino Paoli è stato un deputato del PC. Perché per il resto, quel caffè era in qualche modo l'annuncio di una consolazione preventiva rispetto ad un risultato che si annunciava da sé. Insomma, io credo che non ci siano mai state dei grandi dubbi sull'esito di questo confronto. Ma torno a dire, quel pezzo di popolo che continua a mancare nel voto, l'abbiamo visto nelle altre regionali, l'abbiamo visto in tutte le amministrative e abbiamo cominciato a vederlo alle politiche del settembre dello scorso anno, quel pezzo di popolo è un popolo che potrebbe anche essere riconnesso con il rito democratico del voto, a condizione che ci fosse qualcuno, un soggetto politico capace di dire guardate, oggi c'è una possibilità che non è la possibilità estrema che viene disegnata dal PD insieme con i 5 Stelle. Non è la posizione altrettanto spostata a destra, quale quella del corpaccione destrorso, ma è una posizione altra, che è un momento di equilibrio e di moderazione all'interno del Paese. Questa posizione non c'è, punto. Allora continueremo a registrare questo schema. Uno schema falsamente bipolare, perché manca un pezzo, e che manca il pezzo è in tutta evidenza dato dall'assenza al voto. Senta, chi crolla prima, la Schlein o Conte? Guardi, la mia opinione è che alla fine la Schlein stia lavorando su un percorso che gli è stato dato, che gli è stato tracciato. Lei è un esponente della sinistra e sta facendo un buon lavoro di riconnessione con quel pezzo di sinistra che se n'era andato via prima ai tempi della sinistra centro, diciamo così. La mia opinione è che al prossimo giro elettorale delle europee il PD non avrà un balzo all'indietro come qualcuno immagina. Il problema fondamentale è che il PD potrà pure riportare a casa il 20%, ma che se ne fa se non riesce a fare alleanze? Il punto è questo, la mancanza di interlocuzioni. La Schlein non è in grado di sviluppare interlocuzioni con altre aree, che comunque sono in grande difficoltà, perché quello che veniva ad essere disegnato come terzo polo oggi vede due terzi poli. Un terzo polo che si muove verso la destra, capiamo,
è un terzo polo che mette nel conto una possibilità di interlocuzione col centro-sinistra, però diciamo con l'obiezione sul Movimento 5 Stelle. Dunque, la domanda che lei mi faceva prima, chi si squaglia prima, beh, io vedo una certa difficoltà nel tempo breve proprio per Conte. Perché, ma ritiene che sia diventato un autentico fantasma politico? Fino a quando noi saremo in un percorso di legislatura in cui il Movimento 5 Stelle ha ancora una sua rappresentanza nel Parlamento nazionale, non è un fantasma politico perché ha sempre i suoi parlamentari. Ci potrebbe essere una sanzione politica alla sua posizione fantasmatica nel momento nel quale, andando alle elezioni europee, si dovesse verificare un risultato così basso, così povero, da rimettere in discussione il quadro generale delle alleanze anche sul versante sinistro. Quindi, torno a dire, la sinistra ha problemi oggi, e ce li ha seri, perché non riesce ad interloquire con aree che consentano di essere alternativa. Per il momento è solo sinistra, trattino sinistra. Grazie a Pino Pisicchio.